Ciao, sono Riccardo e dal 2018 insegno ai ragazzi come saperci fare con le ragazze. Qua sotto in iscrizione al sito www.rinascere.net trovi vari percorsi di miglioramento creato per voi, scegli quello che fa per te. Come far capire ad una ragazza che ti etichetta come caso umano, che si sbaglia e come farla scendere dal piedistallo? Purtroppo, amici miei, quando una ragazza vi etichetta come caso umano, e faccio così perché è una parola che non mi piace, ma l'ho spiegato in altri video, c'è poco da fare, perché quel caso umano, quell'etichetta che vi dà è come un timbro in fronte che le dice: ok, lui non è da ascoltare perché non vale la mia attenzione, perché è già scaduto. Quindi puoi recuperare poco, perché anche se tu puntassi i piedi, metaforicamente, cioè ti impuntassi, dicessi il fatto tuo e cercassi con le strategie che io suggerisco di farla scendere dal piedistallo, non ti darebbe la giusta attenzione, o meglio, col fatto che vede il marchio caso umano, capisce tutto quello che tu le dici, che magari è pure corretto, come una cosa sbagliata perché sei un caso umano. Quindi è un po' un pregiudizio nell'etichettare una persona come un qualcosa che detesti, e quindi qualsiasi cosa che esce da una persona che detesti è per forza sbagliata. Quindi non avrebbe quella frase che tu dici alla ragazza la giusta attenzione. In quel caso cosa fare? C'è poco da fare, perché se la ragazza ti etichetta caso umano è perché evidentemente hai fatto degli errori grossolani fin dall'inizio. E quindi è difficile in quel caso ribaltare la situazione, a meno che appunto non passi molto molto tempo e tutto ciò che ti riguarda in quel caso cambi, che sia il profilo magari fatto malissimo, la fase iniziale scritta veramente con i piedi, senza alcun tipo di strategia e insistenza poi provata con lei. Se queste tre cose rimangono in testa nel breve periodo, sai che non potrà cambiare la sua idea su di te. Se invece passa del tempo e in quel tempo rifai il profilo, ti approcci magari in maniera diversa e fai passare appunto del tempo che fa sì che lei si dimentichi lentamente quel tuo primo approccio sbagliato, anche se rimane ok i vecchi messaggi della chat, hai forse qualche possibilità che lei cambi idea e che ti veda sotto un altro occhio, perché appunto la tua immagine le dà una nuova rinfrescata cancellando i vecchi ricordi. In questo caso, appunto, profilo Instagram o il modo che hai di porti o di vestirti, magari quando la vedi dal vivo. Se invece non hai commesso chissà quali errori e lei però comunque ti ha etichettato come un caso umano, è perché la sua percezione che è sballata e ogni persona che ci prova per lei è un caso umano. Quindi in quel caso prenderla subito di contropiede, dicendole il fatto suo, quindi non mostrando in un certo senso pietà, con un pizzico di cattiveria e tenacia, anche a costo di perderla, e farle subito capire che tu sei diverso e che non ti può trattare così, è un azzardo, sì, ma potrebbe funzionare ed è secondo me l'unica strategia, l'unico modo che puoi utilizzare. Fermo restando, come ho detto, che ci sono ragazze che ti etichettano come caso umano perché magari sei timido, sei impacciato, hai fatto un errore una volta che è umano, o hai qualche cosa che a loro non piace. In quel caso non puoi scappare, perché se la loro versione di caso umano è persona che non mi piace, il che secondo me è folle, è sbagliato, semplicemente cambia ragazza e dedicati ad un'altra, o meglio, concentra le tue attenzioni su un'altra, magari col cervello più sano, e riparti da lì. Sicuramente, se quella è così e pensa quello delle persone che non le piacciono, hai fatto bene a perderla perché non valeva il tuo tempo. Questo è quanto. Io vi ricordo come sempre che qua sotto in iscrizione al sito www.rinascere.net trovate i vari percorsi di miglioramento creato per voi. Scegliete quello che fa per voi. Ci vediamo in un prossimo video.